ma proprio perché hai preso il super beige, io peli sulla lingua non ne ho, secondo me non lo meritavi. Samuele, siamo qui in sala prove, hai già fatto il sound check oggi, adesso lavoreremo un altro pochino. So che sei un po' agitato perché alle volte non sai se arrivi per te stesso, se vuoi cantare per gli altri, c'è un po' di confusione nella tua testa. Io vorrei dirti che secondo me quando dal momento prima di salire sul palco devi pensare ad essere felice tu, a cantare seguendo il tuo cuore e seguendo le tue emozioni, perché se sai cosa hai dentro e cosa vuoi esprimere arriverà questa cosa anche al tuo pubblico. Vedo il mio passato, quei giorni dentro il letto, con le lettere che ho letto per il compleanno, le candeline spente, le tue promesse al vento, ora non posso che lavoro, dopo ti richiamo, devo a mia madre la forza per consolarmi, dopo scuola coi biglietti per la festa del papà, e le stelle e le custodie di tutti i miei pianti, perché mio padre non c'era, la somiglianza è solo un atto di consolazione, sangue del mio sangue ma da sempre altrove, l'affetto non si compra, resta un'illusione, mentre abbraccerò l'assenza con un genitore. Pure postazione lì, Jamie ha premuto il beige, ma io ricordo da questo momento che è attivo il tasto super beige, quindi qualora qualcuno lo volesse premere può farlo, ed è proprio Jamie che lo riconferma. Complimenti Samuele. Jamie, hai voluto scongiurare la possibilità che gli altri team potessero prendere Samuele, vero? Decisamente, mi ha convinto questo suo modo intimista di esprimere il proprio io. Mentre invece Esther? A me invece è piaciuto, perché quando è entrato l'ho trovato particolarmente emozionato, ho detto quasi quasi non riesce a affrontare l'esibizione. Ma allora guarda Esther, io hai preso il super beige, quindi sono felicissimo, ma proprio perché hai preso il super beige io peli sulla lingua non ne ho, secondo me non lo meritavi. Quindi io resto sempre del fatto che sono sconcertato da talune scelte, perché allegria, abbiamo anche la contestazione. Ma no ragazzi, scusa, sono passati dei talenti fortissimi che non ne abbiamo neanche, che comunque sono ancora in gara, perché ricordiamo ovvio che tutti sono i concorrenti fortunatamente sono ancora in gara, che non sono stati neanche calcolati. Io non avrei poi giocato il mio super beige con lui. Attenzione, quello no. Siamo di fronte a un bravissimo artista che merita il beige, ma il super beige mi sembra un po' eccessivo, considerando che questo super beige mi ha convinto. Però Samuele ci ha convinto, per molto. Carità. Ricordiamo esatto che il super beige dà l'accesso al concorrente direttamente alla fase sfide, quindi va benissimo, devi essere felicissimo per questo, però dà accesso direttamente alla fase successiva, lui sarà capace di sostenere tutto questo. Non lo so. Speriamo, questa è la speranza di Jamie. Però io farei veramente un altro applauso a Samuele, che comunque si aggiudica il super beige nel team verde, quindi complimenti. Grazie. E in bocca al lupo per tutto. Grazie. Buon lavoro. Ciao Samuele. Ciao. Un buon samurai sa riconoscere l'andazzo dai pochi elementi che ha. Ed io ho superbeggiato Samuele Salemi perché ho intravisto la sua grande interiorità.